Buonasera, ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today. Continuano gli allenamenti del Bologna in vista della gara casalinga di domenica contro l'Udinese, differenziato per Kingsley e Sansone, programma personalizzato per Arnautovic che comunque sarà squalificato. Andiamo a fare il punto sul Bologna allora nel servizio di Gianfranco Parmigiani. Ripresa degli allenamenti, video briefing con Mihajlovic dal letto del Sant'Orsola, ieri foto Instagram sorridente con la moglie Arianna. Pile molto cariche dopo le ultime tre belle fruttuose prestazioni, pareggio anche stretto in casa di Milan e Juve, vittoria interna con Samp, 33esimo genetiliaco di Arnautovic che ieri ha portato le paste nello spogliatoio, arriva in vista del patron saputo che sarà dall'ara per le due partite interne con Udinese, domenica alle 15 e Inter, il mercoledì dopo alle 20:15, insomma un mix di ingredienti per un digestivo post pasquale di tutto rispetto e di notevole carica per un finale di campionato che ha subito una bella sterzata in corso d'opera dopo un paio di mesi da film dell'orrore, ma anche il peso di tre assenze di un certo spessore domenica coi friulani, mai così in forma come oggi da inizio campionato, quali quelle di Arnautovic, autore degli ultimi sei gol del Bologna, Sumarò e Medel, diventato ancora di più uomo squadra e pur immagine grazie alle ultime prestazioni certamente, ma soprattutto la litigata con l'arbitro Sacchi e la reiterata pacca sullo stemma del Bologna meritevoli di più d'una interpretazione. Per la verità Medel dovrebbe saltare anche l'Inter, essendosi beccato due giornate dopo l'impercettibile buffetta su giacchetta arbitrale, se il ricorso del Bologna almeno non dovesse dimezzargli la squalifica. Ma bando alle sfighe, in un momento tornato finalmente positivo e di carica ambientale, ci sono infatti i presupposti, dicevamo, per un finale non banale. L'arrivo del patron tra venerdì e sabato non sa tanto e solo di bilancio, quanto piuttosto di un leggero ridisegno delle prossime strategie e dell'immediato futuro del Bologna. Abbiamo commentato il Bologna con Giacomo Cipriani nella prima edizione di Sport Today. È stato un buon Bologna, già con la Sampdoria sono viste buone cose e secondo me quella partita è servita anche per prendere consapevolezza e finalmente sentirsi a proprio agio con questo modulo. Direi che con la Juve si è andato, Bologna è andato in campo con la testa giusta, con i giusti movimenti e probabilmente anche diciamo purtroppo l'assenza di Mihajlovic ha dato una carica positiva alla squadra, una motivazione per finire bene il campionato anche. Sostituire Arnautovic è complicato perché è un giocatore di categoria probabilmente superiore alla media della rosa del Bologna, è un giocatore che cambia le partite, i colpi in qualsiasi momento e se è servito e messo in condizione di fare gol, lui dimostra di saperlo fare. E per sostituirlo ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti, di altri interpreti. E chi ha avuto magari un po' meno possibilità o per, fino a questo momento ne ha sfruttate un po' meno avrà l'opportunità di fare bene. L'Udinese è una squadra interessante, fatta di tanti giocatori magari poco conosciuti, magari non da palcoscenico, giocatori tutti, quasi tutti stranieri, interessanti e ha delle qualità e non è un caso che stia facendo bene in questo ultimo periodo, un allenatore che pochi conoscono, molto giovane, tra l'altro insomma ci siamo ascoltati mille volte da giocatori, quindi conosco il suo temperamento, so quello che dà alla squadra in termini di carattere, però è anche bravo, mi hanno detto, quindi Ginese non è affatto una squadra da sottovalutare. Il basket con la Virtus torna all'Eurocup, questa sera tempo di playoff contro il Liechtenstein, si gioca fra poco alle 20:45 alla Segafredo Arena. Vediamo. Si comincia, playoff di Eurocup per la Virtus Bologna che questa sera alle 20:45 ospita il Liechtenstein. Capiamoci subito, c'è una differenza di valori tra le due squadre a favore della Vunera. Differenza non vuol dire divario, quindi bisogna assolutamente rimanere concentrati. Anche perché evidentemente ieri Badalona, prima nel proprio girone, non è stata abbastanza concentrata e Ulm, che ha giocato una splendida partita, è andata a vincere in trasferta. Grande vantaggio per la seconda.
Saga Freddo, perché nel caso questa sera battesse gli Ectabellis troverebbe proprio Ulm e avrebbe la partita secca in casa, visto che ben sappiamo che con la quarta posizione nel girone si ha la prima casalinga e poi tutte le altre in trasferta, ma poi bisogna vedere cosa combinano le avversarie. Insomma, direi che la notizia che arriva da Badalona per la Vunera è assolutamente positiva, ma non bisogna assolutamente pensare al fatto che adesso si batte gli Ectabellis, poi si batte Ulm e poi si andrà a vedere, magari le altre perdono, no. Stasera c'è gli Ectabellis alle 20.45 e va battuto sapendo che si è nettamente più forti, perché già probabilmente la Vunera era più forte di Ectabellis senza Hackett e Scenghiglia. Figuratevi quando sono arrivati questi due giocatori che hanno innalzato smodatamente l'impatto difensivo della squadra, che dava grande spettacolo, che faceva canestro ma ne subiva troppi. Adesso la Virtus è molto diversa da quella di prima e credo che questa sera, almeno a livello teorico, con gli Ectabellis non farà particolare fatica. Mascariolo non potrà dire quello che dico io. Dirà a tutti, ragazzi, massima concentrazione, non possiamo sbagliare. Ed è tutto pronto a Imola per ospitare il Gran Premio di Formula 1 da venerdì 22 a domenica 24. L'Autodromo Internazionale Enzo Dino Ferrari si prepara ad accogliere la manifestazione che richiama in città migliaia di appassionati. È stato a Imola per noi oggi Luca Pinker, l'ha intervistato Elena Penazzi, assessore all'autodromo proprio del comune di Imola. 22-24 di aprile c'è questo evento che riporta Imola sulla mappa mondiale della Formula 1, lo sta già facendo da 3 anni, quanto lavoro c'è stato dietro per confermarlo anche dopo i 2 anni di Covid? Un grandissimo lavoro, ma è stato un bellissimo lavoro di squadra che ha coinvolto non solo il comune di Imola chiaramente, ma la regione Emilia-Romagna con tutta la Motor Valley e il governo e 2 ministeri, quindi e l'ACI. Quindi è stato un bellissimo lavoro di squadra che ci porta domenica ad avere davvero questo Gran Premio pieno di pubblico, oltre 120.000 biglietti già venduti e sempre in crescita, e quindi non vediamo l'ora veramente di sentire il rombo dei motori. L'anno scorso quando facevo le interviste dicevo sogno la rivazza piena dei tifosi Ferrari, ed questo è un sogno che domenica si avvererà, e il cambiamento è notevole perché accogliere a Imola 120.000 persone è sempre un impegno, una logistica speriamo perfetta, abituata ai grandi eventi, quindi Imola è abituata ai grandi numeri, però siamo un pochino arrugginiti da questi anni di pandemia, ma ce la faremo e accoglieremo tutti con il nostro calore romagnolo. Che cosa rappresenta all'interno del vostro anno un evento come questo anche per gli albergatori, i ristoratori che accolgono tante persone dall'estero? Rappresenta tanto, ma per fortuna di Imola e non solo, perché questo evento coinvolge davvero gli alberghi e ristoranti non solo della provincia di Bologna, quindi di tutta l'area metropolitana, ma di tutta l'Emilia Romagna. Dicevo, Imola ha la fortuna di ospitare quest'anno dei grandissimi eventi con dei grandissimi numeri, da decine di migliaia di persone. Ricordiamo che dopo la Formula 1 noi ci concentreremo subito perché il 28 maggio ci sarà Vasco Rossi con 80.000 presenze previste, e dopo Vasco Ipergem, Cesare Cremonini e altri eventi anche motoristici molto importanti fino alle finali mondiali Ferrari che tornano a Imola dopo 27 anni ad ottobre. Fine 2020 a novembre Hamilton qui ha fatto il record di giro più veloce, ma c'è una Ferrari quest'anno che fa sperare tanti tifosi, c'è un effetto Ferrari anche in questo Gran Premio da come lo state vendendo e come lo state trovando qui per i tifosi? Sì, dopo l'ultima vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio di Melbourne, posso dire che nelle 6 ore successive abbiamo venduto qualcosa come di più di 10.000 biglietti, quindi è stato fantastico vedere come il popolo rosso, il popolo ferrarista creda davvero in questa Ferrari e noi con loro. 101 anni di storia del Casalecchio Calcio saranno raccontati domani alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. L'appuntamento è per le ore 18. Andiamo ad ascoltare allora il presidente del Casalecchio Calcio, Luigi Pucciarelli, e l'autore del volume che sarà presentato domani, Johnny Forlenza.
101 anni di Casalecchio Calcio che sono celebrati da un libro. Sì, con l'amico giornalista Johnny Follenza abbiamo formato questo libro, che non è stato facile, perché fare 100 anni di calcio partendo da molti molti anni fa, da 50, 60, 20, diciamo, è stata un'opera d'arte, e devo dare il merito a Johnny perché veramente ha fatto un bellissimo libro. Io sono nel Casalecchio da 18 anni, prima ero come sponsor, e devo dire contento che sono riuscito a portare questa società così gloriosa, perché ci hanno giocato anche tanti giocatori importanti Serie A a traguardo dei 100 anni. Era una mia meta arrivare a 100. Penso che poche società in Italia abbiano raggiunto questo traguardo, ma con una matricola degli anni 21, perché ci sono società che hanno quasi però non hanno la stessa matricola. Questo è molto importante. Nel Casalecchio hanno giocato, andiamo indietro negli anni, un certo Tumbrus, che dopo è andato nel Bologna, ho avuto io come giocatore un certo Binotto, Esposito e tanti altri giocatori. Quindi insomma è una società che sul territorio ha avuto ed ha una sua importanza. Ringrazio tutti di cuore, perché veramente è un traguardo importantissimo, lo ritengo molto importante nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto oggi che purtroppo facciamo tanta fatica. Quindi grazie a tutti. Tutto è nato da un mio carissimo amico, Ato Sgamberini, che mi ha chiesto appunto di realizzare questo libro. Detto sì, va bene, possiamo provarci, perché per me, per quanto giornalista, nel realizzare il libro è un debutto. Mi è piaciuto, ci ho messo più di un annetto buono tra Covid e una cosa e l'altra, ma insomma anche l'Europeo si è giocato l'anno dopo, quindi alla fine è diventata quasi la carica dei 101 più che il centenario. Contentissimo di presentare domani il libro, che si terrà presso la Casa della Conoscenza in via Poretana 360 Casalecchio di Reno, e veramente mi auguro l'afflusso di tante persone, tutta la cittadinanza, comunità casalecchiese, molti cittadini casalecchesi e non solo. È un centenario, ho preferito fare un lavoro monografico, un lavoro anche storico, con quasi 400 immagini, quindi tante immagini, e alla fine sono riuscito a mettere un po' tutto. Chiaro, non sono riuscito a mettere tutti, se no dovevo fare una Trecani, ahimè, però sono riuscito sicuramente a mettere le persone che hanno fatto grande e hanno reso gloriosa questa società. Dunque l'appuntamento per le ore 18 domani, si chiude qui questa edizione di Sport Today, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata a tutti.